Ciao ragazze, eccomi, vi ho pensato e quindi vi mostro un tutorial per realizzare una borsa con un foulard. Niente di più semplice, il foulard che abbiamo nel cassetto, che portiamo con noi, che ci hanno regalato. Per tutte le appassionate dei foulard e delle borse, ecco un'ottima soluzione. Eccolo qui il foulard, quello classico che tutte noi abbiamo, 90x90 le sue misure, ma possiamo realizzare una piccola borsa anche con un foulard 70x70. 70 grammi infatti è il peso di un foulard e sono i grammi dei nostri desideri. Eccolo qui, quindi vedete la versione, ve lo mostro aperto per potervi dire come poter realizzare una borsa. Ecco il primo lembo, vedete lo tengo tra le mani, il primo lato, prendo una misura di circa 30 cm, ma vado a occhio, non formalizzatevi sulle misure. E lo annodo proprio nella parte più bassa di questo lembo, andando a realizzare così quello che poi diventerà un manico. Procedo con il secondo lato del foulard, eccolo qui. Quindi più o meno la stessa dimensione, quindi lo annodo con incredibile facilità. Vedete, lascio lo spazio giusto per l'eventuale manico. Così faccio per il terzo lato. E vedo di velocizzare perché so bene che volete vedere il risultato finale. Eccolo qui. E procedo con il quarto. Quindi si formerà già una piccola sacca, vedete? Stessa dimensione, pressappoco, non vi preoccupate dei centimetri che andrete a sviluppare con questo nodo. Ecco qua, i quattro lembi, vedete, che serviranno per diventare pratici manici. Li unisco proprio qui nel bordo, nella parte più esterna, faccio dei piccoli nodini, ma poi se avrete pazienza vi farò vedere come impreziosire questa bella borsa. Ho realizzato già un manico, ecco che procedo con il secondo, quindi vado ad annodare ancora una volta quello che ho costruito come manici, vedete? Semplice, pratico, facile, facile, facile. Ecco qui. Ho la mia borsa personalizzata, firmata e del colore che desidero. Ciao!